Avevano 64 e 62 anni, due operai trovati senza vita in un cantiere edile di Via La Gravinese a Monopoli. Lo vedete alle mie spalle, stavano lavorando in una conduttura per la rete fognaria che poi avrebbe servito questo complesso in via di costruzione. Secondo i primi rilievi, il suolo ha ceduto travolgendo i due uomini che si trovavano all'interno dello scavo mentre erano in corso nel cantiere attività di movimentazione di alcune macerie. Lunghe e complesse le operazioni di estrazione dei due corpi, sono state necessarie le ruspe. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dello Spesal, area sud dell'ASL di Bari, la polizia, i carabinieri e la scientifica per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Le indagini sono affidate alla PM di turno Savina Toscana. È l'ennesima tragedia sul lavoro. Nel solo 2022 si contano 1.090 morti bianche in Italia, tre al giorno, una media raccapricciante. Sono anni che come organizzazioni sindacali chiediamo per il settore delle costruzioni un'attenzione, una sensibilità maggiore rispetto a quelli che sono anche i temi delle pensioni. Stiamo parlando di due operai che avevano superato i 60 anni. Considerate che in edilizia non esiste il lavoro usurante e lavorare o in quota o lavorare appunto come erano loro in degli scavi dove poter far passare condutture con dimensioni appunto abbastanza limitate diventa disagevole per un giovane, immaginiamo per persone che sono un po' più avanti con l'età. Alla magistratura inquirente spetta chiarire ora se siano state garantite le condizioni di sicurezza di questi lavoratori.